Sono una trentina le signore che svolgono attività di volontariato alla RSA Don Felice Cozzi di Corbetta. Oggi siamo andati a conoscerle. Si tratta di un'attività importantissima che le mette a stretto contatto con gli ospiti. Siamo qui con tutte le Io sono volontarie. Franca. La Franca, la Elda. Io sono Angela. Rosangela. Bene, complimenti a tutte per quello che fate. Grazie. Buongiorno, siamo a Corbetta, la RSA Don Felice Cozzi e siamo qui con Elda Rondena che svolge attività di volontariato qui insieme a tantissime altre signore e forte di una pluriennale esperienza nel campo del volontariato. Ecco, Elda, spiegaci un po' quello che fate qui alla Donna Felice Cozzi. La Don Felice Cozzi, allora siamo in tanti perché il volontariato qui partecipiamo in tanti. C'è chi ognuno dà il suo, quello che può dare, c'è chi portata per i laboratori, c'è chi viene nel gruppo religioso, quindi in questo momento si sta recitando il Santo Rosario che c'è tutti i venerdì alle 10:30. Una volta al mese c'è la messa. Nella settimana di Pasqua ci sarà anche la Via Crucis e gli ospiti ci tengono molto alla parte religiosa. Questa cosa col rosario così siamo partiti quando c'era il Covid, che non si poteva entrare dalla biblioteca, in diretta recitavamo il rosario e da lì abbiamo mantenuto questo. Però le volontarie sono tante, c'è chi aiuta per la tombola, c'è chi aiuta per la musica, per gli spettacoli, ognuno fa il suo e tutti insieme riusciamo ad avere questo. C'è anche il progetto, l'appetito viene mangiando, La lettura. la Viene lettura, sì, l'appetito viene leggendo. leggendo. L'appetito viene leggendo, che è un progetto fatto con la vice sindaco un bel po' di anni fa e che piace molto agli ospiti perché ci sono i racconti del territorio, sono quelli che loro preferiscono. Certo. Ecco, e quindi i primi 2 martedì del mese facciamo questo con delle volontarie che raccontano, che dicono le poesie, e È cerchiamo. molto bella questa Cerchiamo, attività. sì. Abbiamo conosciuto prima alcune ospiti che sono entusiaste, ecco, di stare qui. C'è Sì. una vitalità da parte loro molto, molto intensa e questa diciamo che è la cosa più È una cosa importante, ecco. familiare È una... questa RSA, Esatto, è una certo. cosa C'è una... familiare che ci tengono uniti, ecco quello che posso dirti della mia esperienza, Voi, per ecco. esempio, prima avete accompagnato gli ospiti alla recita del Santo Sì, Rosario appunto ed erano tanti. Quello ogni volontario dà quello che può, che può ecco, che fare. può fare e tutti assieme facciamo tanto, Voi ecco. non siete un'associazione, ma fate parte Siamo della cooperativa dell'Universi, Universis. sì, facciamo parte dell'Universi. E quindi siete praticamente assorbiti da Da Universis, che Universi, vi sì. e te sei quella che diciamo coordina tutta l'attività di Lo volontariato che faccio viene con svolta. piacere, lo Certo. faccio Ricordiamo con che Elda questo, fa la lo fa. volontaria anche all'AICIT e magari Sì, in altre associazioni, consigliere comunale, faccio e la Croce comunque. Azzurra, Ah, beh, ecco, all'AICI, lo vedi. faccio da quasi 20 anni, Da quasi 20 anni ormai sì. è una colonna portante. E quindi c'è anche Questo la questa. colonna lo dici te, io lo so. Io Certo. cerco di dare, non avendo impegni grossi in famiglia, posso dedicarmi e poi ti ripeto, fare il volontariato lo devi sentire, non puoi farlo così, deve venire dal cuore, se no non puoi trasmettere quello che devi trasmettere. Sicuramente. Il volontario deve essere così, ecco, Ecco, voi come deve essere. volontari magari siete anche quelli che ascoltano le storie degli ospiti, le loro Soprattutto, confidenze, le loro sì, preoccupazioni, queste cose come hai qui. visto, loro ci conoscono e quindi sì, c'è questo rapporto.
molto, molto diventati un bello. po' psicologi, diciamo, Lì ascoltando ascolta, sì, le loro paure normali, ecco. quello che adesso noi abbiamo, purtroppo non siamo più capaci di ascoltare perché siamo sempre di fretta e Certo, e quindi quindi serve qualcuno che si ferma un sì, attimo, ad si ascoltare. Bisogna siede ascoltare, e bisogna ascolta quello riprendere ad che... ascoltare, Certo. non solo gli ospiti della RSA, ma anche, ad esempio, i pazienti dell'AICI. Bisogna imparare ad ascoltare, Allora, perché grazie anche il mille. pulmino Anche, dell'AICI è la è stessa la cosa alla stessa fine, cosa, bisogna certo. avere questo rapporto, sì, di Di comprensione, di ascolto, ascolto sì. senza sostituire nessuno, perché No, però no, no, di no, semplice ascolto fa molto. è vero quello che ci dici, Elda. Va Ok. bene, allora, grazie, salutaci tutti gli ospiti. Senz'altro. E alla prossima, allora, Alla grazie. prossima.